Siamo ragazzi? Ci siamo ragazzi? Allora, intanto ragazzi do il benvenuto su Mighty Mars. Sto sistemando air microphone. Oggi facciamo Football Manager 19. Perché? Perché voglio andare avanti e la cosa mi turba abbastanza. Perché ho fatto anche un mini video sul punto della situazione del Verona, e che mi sembra alquanto drammatica. Allora, l'ho studiata un pochino e la situazione del Verona, come dicevo, mi sembra abbastanza drammatica, ma ve spiego. Allora, praticamente, se non avete visto il video, ve lo ridico velocemente. Appunto, dicevo sulla situazione del Verona, che vedete che tutti i nomi, quelli in blu o celesti, sono tutti nomi di giocatori presi in prestito e o dati in prestito. È un grosso problema, come avevo detto anche sul piccolo video introduttivo di YouTube, che questa è una squadra fantasma fondamentalmente. Secondo me i dirigenti cosa hanno fatto? Invece di comprarsi i giocatori, tranne qualcuno che costavano un botto, loro hanno preso in prestito un po' di qui e un po' di là. Hanno cercato di mettersi una squadra e poi hanno preso il primo pirla che passava, che sarei io, come allenatore, e ha detto vinci. Il problema è che se avessimo anche un bel po' di soldi, cosa vuole questo Petrini? Del prossimo incontro con la Spal, ma ora con calma. E il problema è che non abbiamo nemmeno i soldi per dire... Non abbiamo nemmeno i soldi per cambiare le carte in tavola, ragazzi, perché io potrei vendere il vendibile, che tanto tranne magari Matos, che è uno che fa, l'unico che fa gol fondamentalmente, diciamo che il resto lo potrei più o meno vendere, perché abbiamo tutti i giocatori di poco valore. Il problema è che non abbiamo soldi, abbiamo 700.000, non ci faccio niente, e quindi è un problema. Adesso siamo ancora, se noi andiamo al calendario, siamo al secondo turno di qualificazione. Abbiamo vinto contro il Benevento, e già contro il Benevento eravamo sfavoriti. Adesso siamo con la Spal, la Spal gioca in Serie A, non è una squadretta tanto per ridere, almeno per noi. È un problema, qui molto probabilmente perderemo e usciremo. Ma proprio easy, facile facile. A me, nonostante abbia 32 anni, piacerebbe a me avere questi giocatori qua. Io per il momento me li sogno sti giocatori qui, ragazzi. È un grosso problema. E poi sinceramente non posso comprare niente. Anche quelli a costo zero, sì, c'è qualcosa, ma io ho fatto qualche proposta, poi questi non me li vendono. Io ho proposto anche di più di quello che valgono, poi alla fine mi stanco. Germoni arriverà, si unirà al Verona, e non è male, 20 anni non è male, almeno questo sembra che l'abbiamo comprato, sembra. Però siamo messi molto male, qui non ci resta che... Non è che possiamo far molto. Noi intanto andiamo avanti, vediamo cosa succede. Ah, siamo già alla partita? Allora, affida al secondo. Siamo già alla partita, cavolo. Allora, tattiche, io farei sempre tiki-taka con possesso, però la farei invece che offensiva, la farei equilibrata. La più importante tra le mentalità, bilanciando attualmente rischi e benefici. Per le partite con aspettative equilibrate, non c'è l'aspettativa equilibrata qua. Prudente.
di non avere il pallino di non ti aspetti di avere il pallino del gioco. Mi sembra che bisogna far prudente. Ampiezza difesa standard. Non fare il fuorigioco perché ce la fa un po' più di contrasti aggressivi. Marcare più stretti in transizione, pressing a tutto campo, bisogna guardare anche l'intensità. Ritornate. Ah, ok, ho pressing a tutto campo. Ritornate, poi contro si conquista in attacco immediatamente dopo aver preso il pallone, approccio più paziente, poi passa velocemente, ralle passa velocemente. Va bene anche lunga, passa velocemente, rallenta il gioco, vabbè anche no. E qui io non vorrei cambiare perché ormai li ho abituati a questo, non vorrei. Gioco sulle fasce, ma palla lunga direi di no. Catenaccio. Però io devo anche attaccare. Io per ora lascio il tiki taka, vediamo un po' perché io vorrei sì stare un po' in difesa ma anche riuscire a combinare qualcosa. Va bene. Quindi prudente, tiki taka. Abbiamo cambiato un po' la transizione, abbiamo anche cambiato quando non siamo in possesso. Danza che ha fatto? Non disponibile. Ah, perché lui è in prova. Qui ragazzi, tanto chi metto, metto uguale, tanto siamo, navighiamo nelle stesse acque. Ma chi ci metto? Che poi chi blu e celeste non si capisce, questo è nostro, cioè nostro, è in prestito, però sta in squadra. Allora, danza, Carmine. Che è una punta. Anders è già di là. La Ribi dov'è? Munari. È infortunato? Ma che palle Munari, ragazzi. Non ho giocatori. Non ho giocatori. Giocatori, Anderson Laribi, questo non sta in fisica, ma no, il morale è leggermente scarso. È andato Zaccagni, che devo fare? CC, levata anche tutti i portieri, no, c'è un portiere, sì, è pur basico, però la sostituzione l'ho levata. Andiamo così. Faraoni. Ok, dentro. Munari che ci sta a fare a questo punto se sei infortunato. Non sta a fare niente. Cioè ragazzi, se... Carmine non è in squadra. Ok,
cioè danzi e danza pure che mi confondono. Come se non bastasse il casino. Niente. Va bene, andiamo. Cioè, ragazzi, non è che c'è tutta questa possibilità di cambiare le cose in tavola. Andiamo. Va bene, tutto chiacchiericcio. Posta. Allora, Giancarlo Cabral, no, che Giancarlo? Goncalo, perché Giancarlo ha letto? Ho letto G, N, dentro di me C, ho detto vai Giancarlo. Madonna, siamo messi male. E questo è buono. È buono come il pane della Nutella. Valore 90. Che te devo dire? Però non me lo sganciano. Però se non è cedibile, ditemelo subito. 795.000, ragazzi. Ditemelo subito se non è cedibile. Non mi fate, fa anche la percentuale. Cioè io, cosa ti devo dare? Un milione? Se un giocatore non è cedibile, dimmelo subito. Non mi star qui un mese e mezzo. Anche questo. Edgar Elizalde, cioè per me, per il mio livello è ottimo, qua 18 anni, anche tutto il tempo regresce. Oh, 5% di percentuale, vale 175. Te, 200, ma cosa ti devo dare di più? Cosa vuoi? Poi, Nicolò De Angelis, anche questo, 18enne. Statistiche poi del Torino. Non è che al Torino c'è molta roba scarsa, secondo me. È 58, dirò 61. Ma non di tanto dicono di no. Io non la capisco sta cosa. Del Pescara. Lite accesa. Giuseppe Pillon sta faticando a trattenere il terzino sinistro Edgar nel Pescara dopo una lite tra di loro. Secondo indiscrezioni provenienti dallo spogliatoio, è furioso perché non gli è stato consentito di aggregarsi al Verona. Oh, hai capito, bastardi! È mio! Nonostante avesse informato Pillon. Io avevo letto Papillon. Pillon che voleva firmare per il loro scopo e giocare in una squadra più forte. Sei un grande, hai conquistato la mia amicizia. Che non hanno influenzato nessuno dei suoi compagni. Quale rimarranno così? No! Devi venire, io insisterò fino alla morte. Vedi, non sono loro che non vogliono venire, sono quei maledetti. Papillon. Allenatore, ma io posso parlare con l'allenatore? Io contratto pure lui. Compro tutto. Non ho conversazione, ma io posso parlare con Papillon. Pillon? Voglio parlare con Pillon. Crea nota, maledetti! Maledetti! Io voglio Papillon, voglio. No, Papillon, voglio Eliziade, come si chiama? Papillon. No, io voglio parlare con Papillon. Vaffanculo, Papillon. Va bene, insomma, tanto ci cazzeranno qua in partita per il momento. Periodo di danza, la prova di danza si conclude. Alberto, questo amici è un anno e dice può giocare solamente 45 minuti. Io non lo faccio manco giocare. Faccio passare la voglia. Allora, Spal Verona, qui butta proprio male. Butta male, ma di un male. Io ho paura, però abbiamo una bella maglietta, almeno quello. Allora, lasciamo così, dai, tante le cose le ho già sistemate per quello che posso.
E qui perderemo, ragazzi. Allora, abbiamo Antenucci, Petagna, Misroli, Curti, Calazzari, Vallifiori, Vicari, Tiago Cionek, Gomis, Felipe, Fares. Non ne conosco manco mezzo. Vabbè, non conosco manco le mie, se per quello, spogliatoio. Parla alla squadra. No, vi auguro il meglio, divertitevi, non... no. Stasera mi aspetto la vittoria. Anders stressata. Là cosa ti devo dire? Ti devo dare una caramella, cosa vuoi? Ma ragazzi, ma siete qui per fare la fase difensiva e non c'erano reazioni. No, vogliono solo sentirsi dire che credo in voi e dimostrate il vostro... No, confuso. Allora. Vai. Nulla, ma... Che si... L'hanno già perso. Mentalmente abbiamo già perso. Allora. Un attimo, istruzioni. Quasi tutte le azioni, la velocità va bene. Ok. Mazza, ma non veloce un botto. Ragazzi, Anderson, piano. Si è infortunato qualcuno però. Eccolo. E uno. Ragazzi, se a sto punto la giocherei aggressiva, tanto giocarla con una mentalità difensiva non paga. Si è rallentato? Che è successo? Che modifiche di che? Non ho modificato niente. Dobbiamo chiederla. Allora, io intanto cambierei tattica. Anderson, il fallo l'ha voluto fare per forza. Siamo sempre in attacco questi. Direi a sto punto la facciamo, io provo a fare l'offensiva, tanto ragazzi ci fanno neri lo stesso, la faccio offensiva e
mi gioco il tutto per tutto a questo punto. A questo punto fate pure il fuorigioco. Contrasti aggressivi, marcate stretti, pressi in tutto campo, contropiede, dobbiamo fare così, tanto le prendiamo lo stesso. Allora a questo punto preferisco aggredire, perderla per perderla, se no questi ci attaccano e basta. Sì. Io pausa un attimo. Fate contrasti aggressivi ma non take. Azzardate. Vabbè, vediamo anche questo. Facciamo una fontina in porta? Eh no, che palle! Sei infortunato la Rivi. Dov'è andato la Rivi? No, ha fatto finta. Bravo. Maurizio! Vai, ma che... Chi è stato? Non l'ho visto. Che non era manco un tiro. Attaccano un pochino, se non in difesa. Cartellino rosso, è stato espulso. Vai che sono in 10, vai che sono in 10. Dai, questa va sfruttata mo, eh. Fammi vedere un secondo. Che gli ha buttato fuori. Volevo vedere la squadra avversaria io. Volevo vedere in che posizione è stato buttato fuori. Cavola lì. Dai che gli usavo. Dai glielo famo, su. Dai, domanda di più, su. Dai che glielo famo, sono in 10. Vai Matos. Centrale, centrocampista, gli hanno espulso. Jasmine Kurtic 79-77.
Dai, su, dai. Si fa tutto il campo. Dai, su che stiamo attaccando, su. Dai, 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 che ci si fa, dai. Sono in 10 ragazzi, se non si affonda ora non si affonda più. Vai, vai, vai Zaccagni. Che cazzo! Cioè, hanno un espulso e non è un fortunato. No, però l'hanno cambiato. Allora, noi abbiamo fatto 10 tiri in porta e non abbiamo fatto un gol. Allora hanno fatto un gol con 5. Anzi, 10 tiri in porta, 3, loro 4 in realtà. Matos ha perso un botto di palloni, lo so, però è quello anche che spinge di più. Silvestri è stato bravo. E da loro è stato bravo Missiroli. Emperor non ha fatto niente. Allora, spogliatoio. Allora, la squadra. Allora rimettercela tutta. Continuate così, hanno 9 in meno, possiamo fare il risultato. Dai. Potete migliorare. Dai. Potete migliorare e attacco. Dovete dar di più un attacco. Non mi è piaciuto, dovete dar di più, dai. L'attacco ragazzi fa sempre. Sostituzioni, in ansia, dovete stare in ansia. Ok, aspettiamo un altro po' per le sostituzioni. Che fanno? Spingere ragazzi, eh! Dai, mostrate un po' di grinta, su, spingere, spingere. Allora. Pezzino sta a fa niente tanto. Pezzini ragazzi, noi abbiamo problemi con le punte, non fanno niente. Metto Trukta che non è che sia meglio, fa schifo uguale. Non è quello. Pezzini. Mamma mia. Pezzini resta, vai che è meglio. La Rivi non ha giocato molto bene. Però chi ci mette? No, 7.20 però.
Vado sta persa Anderson. Zaccagni è accanto. Mettiamo lui. Di supporto. Io invece volevo che visto avanzato l'attacco, dai ragazzi, dai. Lombardo c'è già. Zaccagni lì, carino, che cambi faccio io? Che cambi devo fare? Niente. Dai, Colombatto, su. Stanno a giocare a ping pong, andiamo. Dai. Su, buttate dentro un pallone. T'assegno. Che modifico? Dai, non c'è nessuno però. Dai! Errorissimo del portiere! Incredibile! Guarda che cagata, non era fuori gioco perché l'ha toccata al portiere. Ragazzi, continuiamo ad attaccare, dai. Gol bruttissimo, l'importante è che l'avete fatto. Dai, un altro, uno. Uno solo. Perù, non fa il coglione, eh? Non tenete a fare giochini, su. Qui cominciano ad essere, no, ancora siamo abbastanza in forma. Dai, ragazzi, dai. Contropiede? Ah, il taker in aria però non fare questo. Vai, la rivi. Oddio! Grande Pessini! Pazzini! Scusa! L'ho chiamata Pezzini! Ma non ci credo! Dai ragazzi, un altro gol e la chiudiamo. Questo è stato bello. Lodo. Non ci credo. Allora, io vorrei serrare le fila, però ho paura di beccarmi un altro gol come prima. Rischiano. Occio. Questo stavo lì aspettando l'autobus. Dai ragazzi, finita partita. Dai, Matus, mi stavo spaccando in due. Sfavoritissimi, eravamo sfavoritissimi. Bellissimo. Io non tocco niente, per l'amor di Dio.
Fammi solo vedere come sono messo a fiato. La Ribi non gliela fa più. Aspettiamo un attimino, dai. Loda, loda. Direi di serrare le file a sto punto, però, eh. Dai, dai! Veniamo fuori il 4-1. Grazie, l'aggressività paga sempre, non c'è verso. Direi di cambiare un po' le difese, giustare per il feedback. Ha detto serrate le fila. 75, 69, 68. Naribe e Mato sono cotti. Però rischio, infortunio alta. Però forma partita 100%, eh. Difesa come siamo messi? 75-75. Io pure, ragazzi, cerco di modificare qualcosa che sparisca la magia del momento. Girato, 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 vai. Dai, che maiale però. Pure fallosi, sono superiori a noi, sono pure fallosi questi. Non lasciate spazi. Bravo. Oddio. Ho visto una traversa. Silvestre, bravissimo. Perché Silvestre si è comportato benissimo. Allora, pausa un secondo. Anche loro sono abbastanza cotti comunque, forse più di noi. Allora, Colombatto è cotto pure. Arrivi, è stracotto. Arrivi. Mettiamo Gaudio. Attaccante esterno di supporto, anche se adesso non bisognerebbe attaccare molto, però difesa. Vorrei mettere un po' di gente bella fresca. Maurizio, no, vabbè, sono gli stessi. Lui dov'è? Niente, ce l'ho già messo. Anzi, ci abbiamo i sostituti qua? No, stiamo senza. Marrone, dov'è? Marrone, difensore. Marcatura. Maurizio, difensore, a marcatura. Ok. Mancano 10 minuti. Dai, resistiamo, resistiamo. Lancio lungo, non è andato. Vediamo un po' in possesso.
perdita di tempo. Ritmo di gioco più lento, stile dei passaggi, vabbè, molto corti. Ok, perdiamo un po' di tempo, ragazzi. Prendiamo un po' di tempo senza fare i deficienti, però, bello, però. Dai, 3-1, ragazzi. Sopraffatto dal feedback, non ti preoccupare, ragazzi. Eravamo 1-0 al primo tempo, eh? Non l'avrei mai detto. Oh oh oh, trentasettesimo. Dai, oh, oh. Dai, non si può perdere, su, vai, vai, vai. Ma i falli, niente. Un secondo, mettiamo anche un pochino più di aggressività. Dov'è l'aggressività? Dai, contrasti aggressivi, dai. Cinque minuti. Un po' tantini. 5 minuti. Dai, Gesù. Rocio, che è successo? Ah, siamo... No, eh. No. Novantatreesimo. Dai, ragazzi, dai. 94esimo. Tardi tempo, Silvestri. Vai, l'ultima azione, su. Finita, finita. Arbitro. Che culo! Dice, devo ammettere che pensavo si andasse ai rigori. Invece il Verona ha dimostrato di strappare la vittoria. Non ci, eravamo sfavoritissimi, anche perché la spalla è in Serie A, ragazzi, e noi siamo in B. Spogliatoio. E l'oraccio del portiere. Parla alla squadra. Appassionato. Mi avete riempito d'orgoglio. Bravi. Bravi tutti. Tutti bravi. Grandi. E Mato si sente. Eh,
Va bene, tutti bravi, tutti bravi. Abbiamo preso. Allora, Matos, giocatore influente, calmo, sembrava assente, però si è preso, quindi nota negativa, però si è preso un 7,80. Poi, Di Gaudio, niente, si è preso niente, 8,80, chi è? Pazzini, ah sì, certo. Poi 7,80, discorso individuale. Io ve lo fa Pazzini. Rivedi e condividi le azioni salienti, ovvero i gol. Ok, vabbè, questo non mi interessa, l'ho già visto. Ottimo. Non ci avrei scommesso un euro, ragazzi, su sta partita. La Spalla aveva preso l'iniziativa, e infatti perché noi avevamo iniziato con mentalità difensiva. Ci bombardavano di continuo, infatti ha fatto un gol nel primo tempo, ma alla fine la partita ha perso per 3-2. Doppietta di Pazzini, grande Pazzini, che non gli davo d'udire nemmeno a lui. Ok, quindi siamo al terzo turno di qualificazione. Adesso che abbiamo battuto, avendo battuto il palpo, lo spal, possiamo battere chiunque a questo punto. Ok, dice che per la Serie B si potrebbe essere possibili sorprese, nonostante la squadra sia in condizioni bruttissime. Conferenza stampa. Ah, ok. Poi Verona riceve 10.000 lire. Perché? 10.000, ci faccio niente. Virtus Entella. Beh, abbiamo battuto lo Spal, l'Entella. Ah, il Napoli. E che pace, vabbè, poi. Ma che siamo matti? Ma come faccio ad andare contro il Napoli? Allora, giocherà contro il Virtus Entella nel quarto turno di qualificazione Coppa Italia e l'incontro giocherà a Marcantonio Bentegodi, buon per lui. Il Verona avrà il fattore casalinguo, va bene, non so quanto possa contare, ma meglio. La squadra vincente andrà contro il Napoli. Sebbene nessuna delle due squadre abbia mai vinto la Coppa Italia, il Verona ha ottenuto 3 secondi posti. Vabbè, ma con Napoli perderemo alla grande. Pezzini è stato il migliore. Va bene. Analisi partita Giampaolo Pezzini. Questo non l'avevo visto, sta cosa dell'analisi partita. Tiri. Ah. Allora, Pezzini ha fatto 2 gol, 3 tiri fuori, questi sono quelli in giallo, quindi il 13 è lui, però qui me ne segna 2, questo è questo. Ah, questo alto molto probabilmente è andato, eh sì, 1, 2, 3. Poi tiri parati 1, tiri respinti 1, gol fatti 2. Beh, bellino, sta cosa che non l'avevo visto sto. Passaggi completati 22, passaggi fuori 1,
Molto figa sta cosa qua, perché puoi vedere nel dettaglio come si è comportata una persona in partita. Ottimo, spettacolare stata. Passaggi fuori 1, quindi si è comportato benissimo. Palloni persi 2. Quindi 20 su 2 pass 22 passaggi completati, ha perso 2 palloni. Più 1 fuori 3. Mi sembra un'ottima statistica. Cross. Ha fatto anche un bel po' di cross, però ha ricevuto i 6 intercettati 1. Colpi di testa, duelli aerei persi 10 su 8 vinti. Bisogna migliorare di testa Pazzini, eh. Contrasti, niente, falli, niente, calci piazzati, niente. Errori? Niente. Bisogna mirarlo un po' di testa. Però si è comportato benissimo. Allora, partita Verona e Cosenza di Serie B è stata spostata, va bene. Qui c'è l'allenamento. Ma bisogna guardare. Non voglio guardare da qua, però io. Allenamento. Abbiamo il Cosenza che è stato spostato, quindi qui è già spostato. Ma no, ma il Cosenza, scusa. Noi abbiamo fatto la Spal. Calendario allenamento. Noi siamo qua, abbiamo già fatto la Spal, quindi abbiamo riabilitazione e 2 turni di riposo. Poi abbiamo difesa attacco. Io vorrei fare un po' di roba di testa perché siamo abbastanza. Parare, sì, tattica, sì, fisico, difesa, attacco, sì, possesso importante, qui si potrebbe fare, vediamo un po' dove sono i colpi di testa, attacco ragionato, difesa no, tecnica. Circolazione della palla, possesso palla, creazione, anche creazione occasioni sarebbe importante. Tattica, portiere, calci piazzati, angoli difensivi, rigori. Io volevo proprio il colpo di testa, cioè. Abilitazione extracurricolare, no. E allora sicuramente c'è qualcosa che comprende anche. Vediamo sui calci piazzati. Colpo di testa, intuito senza palla. Quindi questo va bene. Punizione d'attacco. Spero vada bene questo. Va bene. Poi abbiamo la partitella, riabilitazione, riposo, viaggio e la sicula Leonzio. Ma siamo sicuri? Non c'era da fare prima un'altra squadra? No, perché mi butta qua? Non c'era da fare Lentella prima. Giovedì 6 dicembre. Ah, vabbè, allora tra un bel po'. Quindi niente. Andiamo avanti. Rimettiamo un po' di musichetta di sottofondo che la vuole vata per la partita. Se si sente. Sì. Andiamo avanti. Allora, il problema qui principale, io l'avevo detto anche all'inizio della live, avevo fatto anche un video piccolino su YouTube per fare il punto situazione, che questa è una squadra fondamentalmente fantasma, ragazzi. E perché il problema è che sono tutti in prestito praticamente. Ho dati in prestito, ho preso in prestito.
Noi non ci abbiamo niente, non ci abbiamo manco i soldi, perché se noi andiamo a vedere quanti soldi abbiamo, vedete, sono tutti praticamente presi e dati in prestito. Danza è in prova, ma anche Danza non è che sia, cioè, non vale nulla. Però mi sembra che era uno svincolato, una roba del genere, quindi non abbiamo soldi, abbiamo 700.000. Abbiamo 700.000. Io sto facendo le proposte a Germoni e sto praticamente, vuole 225, gli sto dando anche di più di quello che vuole perché non me lo vogliono dare. È un ventenne e per me come statistica è buono. Noi ci manca qualcosa come ala di ricambio e ci manca qualcosa anche come punta. Come punta questo Cabral non è né buonissimo né malvagissimo, almeno per la squadra potrebbe essere un po' di 18 anni tutto il tempo di migliorarsi, però anche qui io sto offrendo di più di quello che vale. Perché comunque 90.000 si possono spendere. Noi abbiamo 794 di budget trasferimenti, andiamo, niente, famo niente. Poi abbiamo De Angelis che è il regista avanzato, qui tanto qualsiasi posizione ci serve. E anche questo per me potrebbe essere buono, anche se non è un fenomeno ovviamente, comunque 18 anni, cerco di prendere giovani perché almeno possono crescere in maniera migliore. Però anche venderceli è un casino. È un casino. Allora, io intanto faccio una cosa, salviamo questa partita che non si sa mai, non ricapita di vincere una partita del genere. E comunque ragazzi abbiamo fatto un grandissimo rimonto perché alla fine del primo tempo eravamo 0-1, quindi abbiamo fatto 3 gol nel secondo. Non l'avrei mai detto. E comunque l'aggressività paga sempre. C'è poco da fare. Allora, andiamo avanti. Social network. Cosa dicono? Si è messa in luce. Ok, ripiro di domenica della Coppa spettacolo. Però la dirigenza non ha detto niente, tutti zitti. Cartellino rosso, polemiche. Forse abbiamo vinto anche per quello, molto probabilmente. Oh, ragazzi, comunque sono stati abbastanza fallosi, eh. Allora, di prima divisione spagnola, qui abbiamo la divisione spagnola, inglese, argentina, inglese e brasiliana. Quindi abbiamo un bel po' di roba. Divisione spagnola, Bilbao, Madrid, Alaves, Barcellona, Eibar, Espanyol, Getafe, Girona. Poi l'inglese abbiamo con Chelsea, però non male. Poi abbiamo quell'Argentina, non li conosco assolutamente. Poi Skybet Championship, ma Aston Villa conosco. E basta. Poi divisione brasiliana, non li conosco. Poi la Serie A, vabbè, Atalanta, Bologna, Cagliari, Empoli, Fiorentina, Frosinone, Genoa, Inter. Poi seconda divisione spagnola, questo qui è Atletico Pamplona. Sì, vabbè, l'ho sentita nominare. E basta, però. Albacete, Alcorcón, Almeria, Cadiz, Cordoba, Coruna. Io sono stato solo a Valencia e basta. Poi, quindi, Biascoli, Benevento, Brescia, Carpi, Cittadella, Cosenza, Cremonese, Crotone, Lecce, Livorno, Padova, Palermo, Perugia, Pescara, Salernitana, Spezia. Ma io ci sono? No, non ci sono? In che senso? Non ci sono? Scusate,
Dovrei esserci? No, non ci sono, non capisco come mai. Ah, Verona, sì, eccomi qua, che bello. Ma hanno già messo retrocessione ancora prima di cominciare. È un bel segnale. Poi abbiamo la brasiliana, anche questi non li conosco. E bene che io in Brasile sono stato 3 anni, però di calcio non è che lo seguo in realtà. Allora, quale è il miglior giocatore della Serie B per gol? Tonali, cavolo, Tonali io ce l'ho. Nel FIFA 19 che porterò a breve, ragazzi, perché faremo anche solamente la carriera su FIFA 19, e c'ho Tonali nel Brescia, perché lui è originario, sì, è del Brescia infatti, e ho preso il Brescia per lui perché a comprarlo ci voleva sui 4 milioni, quindi ho detto vado al Brescia così iniziamo la carriera al Brescia. L'altro anno con il 18 l'abbiamo fatto con il Bari, con il mitico Ronzo Canà, ovviamente. Quest'anno c'è Ronzo Canà, ma si è perso il Brescia perché il Bari non c'è. Siamo andati via col Bari. Poi Ricci del Benevento, poi Oliver Kragl del Foggia. E sì, questo chi lo legge? Ilija Nestorovski. Questo quando lo chiama in campo il coso, l'allenatore muore. Palermo. Palermitano, Nestrovski è palermitano il nome sicuramente. Letizia, Benevento e Carmine, noi siamo ultimi e poi questi non sono manco mia, oltretutto, quindi come non averci niente. Ultimi, va bene. Poi la Spal 2-3, ne parla tutto il mondo, ci sono rimasti tutti male. Pazzini 8,8 si è preso. Ok, però anche Silvia si è fatto delle belle parate, devo dire la verità. Poi vediamo Elizalde. Elizalde, oh, non ho detto bene. 200.000 vale 175. Pescara ha rifiutato. Cosa devo fare? Io un prestito non lo voglio. Basta giocatori in prestito. Poi, percentuale sul prossimo guadagno del 5%. Cosa ti devo offrire? Mutande? Cioè, cosa devo fare di più? Aggiungo. Compenso per reti in campionato. Ma questo è il giocatore, quindi lo faccio quando faccio il contratto al giocatore. Va bene, e lo facciamo adesso. 10 reti. Io non so qua la media quanto può essere buona. 10.000? Euro? 1.000 euro a rete? Allora, per ogni presenza in campionato, 20 cosi, 20 presenze, 20.000. Boh, io ora non ho idea del valore. Se è un valore giusto. 26.000. E poi bonus per risultati nella competizione in B. Bonus per la bonus se vinciamo in B ti do mia sorella, ti do. Te. 100.000, no. Ne do più che il valore suo. 40.000. È brutto? È poco? Fa schifo? Come nessuno? Oh. No, no, non hai capito. Io voglio. E dimmi, Nanina. Aggiungo, se vinciamo. Bonus vittoria della serie B. Dieci partite, ma facciamo così, boh. Però allora qua abbassiamo. Che non è che stiamo a Natale qui. 5% di rivendita, 170.000, cioè cosa ti devo dare di più? Cioè, fai un'offerta, proviamo così. Io pensavo che queste cose qui le dovessi fare, cioè prima me lo compro dalla società, poi quando viene a fare il contratto da me ti propongo le varie cose.
poi questo è stato rifiutato, quindi facciamo la stessa cosa, perché allora qua diminuiamo 58, aggiungiamo compenso reti, 10 reti da pesca, 10.000. Cosa ti devo dire? Ma cosa vuoi? Cosa ti devo dare? Presenze in nazionale, 10 partite, 10.000. Manca a te, tutto 10.000. Sei tutta a 10.000. Serie B, bonus per la promozione della Serie B. Cazzo, ti do 10.000. Tutta 10.000, comprate signori, tutta 10.000. E quindi così devo fare. Tanto poi, una volta che ho concluso, ho finito la stagione, me ne vado dal Verona, perché non si può tenere una squadra così tutto di prestiti e senza soldi per comprare niente. Non si può. Quindi io ormai ci sono, me la tengo, faccio il mio dovere da allenatore, ma poi. Ciao ciao, tanto io il mio minimo è quello di portare la squadra a metà classifica. Penso di farcela. Se poi do qualcosa di più ancora meglio, però poi bye bye, vado su una squadra almeno che abbia giocatori suoi, cavolo. Dai, aggiungiamo stesse cose per tutti, 10 reti. Io non so se è poco o tanto. Te la pigli, se è tanto, amen. Serie B, bonus promozione, ti do 10.000, 10 partite e poi ti do pure i gol che fai. Che ha questo, magari è difensore, ma chi se ne frega, potrebbe farlo anche se è difensore qualche gol. No, rate, reti in campionato, 20 reti. 20 reti, 20.000. CR7, 20 reti, 20.000. Accettate l'offerta. Te, 88. Oh, io ci provo così, dato che mi è andata male finora. Riposo, riposo, riposo. Va bene. Bologna Pistoiese, Cremonese, Pordenone. Solo a me mi danno la spalla, che è in Serie A. Bologna 3-2, vabbè, però anche il Bologna è in Serie A, se non mi sbaglio. O no? Non so, comunque la Pistoiese, insomma, la battevo anch'io. Ah, Cremonese e Pordenone, rigore 2-2. No, RG cos'è? Ah, vittoria per i rigori. Quindi ha vinto il Pordenone. Espulso Mamba Ye. Sai che Mamba Ye? Io all'inizio ho provato con la Cremonese. Mamba Ye è buono, come giocatore, non è malvagio. Forse era il pezzo migliore di tutta la squadra. Allora, per piacere, confermami i giocatori della squadra che intendi rendere disponibili per il Verona Under 18 e Fano Under 18. Oh, che palle, sta cosa non mi interessa. Fate voi. Fate voi, va bene. Se poi fate voi, non mi interessa l'Under. Ci sono problemi con gli infortuni. Chi? Bianchetti e Munari, se non ricordo i vostri nomi vuol dire che non siete utili. 5-6 mesi, 2-3 mesi. Infortuni all'anca e legamento crociato. C'è chi per il legamento crociato non ha mai più giocato. Conosco gente che non ha mai più giocato. Allora, Alberto Almici, Almici è da quando abbiamo cominciato che non fa niente, non fa niente. È sempre, sempre lì che si lamenta. Caribe, allora. Taribi, ti abbassiamo un po'. Anzi, Taribi, ti mettiamo un giornetto. Un giornetto. E un giornetto. Dov'è? Allenamento. No. Riposo. Un giornetto fatelo, basta però. Dai. L'ha capito? Sì, spero di sì. Laribi, Almici, Almici,
Se te ci potevo mannare, te ci mannavo. Non posso, quindi anche a te. Vai, un giorno. Rip proprio, rip, sì. Riposa in pace. Poi sopra l'America chi è? Ragusa, Ferrari, non mi interessano. Ampareur, imparerò a... Ti chiamerò Alan, va bene. Ampareur. Ampareor, riposo un giorno. Vai pure te, e non voglio rischiare Ampareor. Poi Pezzini, Pazzini, che va bene, su, Pazzini, Pezzini. Da buono, non te città. Allora, te faccio fare riposo 2 giorni. Va bene? 34 anni, poi poverino. Ci avrà già la dentiera nel bicchierino. Te. 2 giorni. Poi la Ribi abbiamo già fatto. Ampera abbiamo già fatto. La Ribi abbiamo già fatto, vero? Sì. E fatemi ricontrollare Ampera. Ampereur. Non parlerò mai i nomi. Va bene. Poi resto. Va bene. Come chiesto, ho compilato il mio rapporto 15 anni sullo sviluppo dei giocatori. Se rifornisco riepilogo con dei miei consigli. Nunzio Brandi, ma cos'è l'U20? Under 20? Chi è? Ma non è in squadra. Lui ha migliorato calcio piazzati, colpi di testa, contrasti, tecnica, gioco di squadra, decisioni, equilibrio, forza, resistenza. Bravo. Però resti lì, non è che te devo dire io. Bravo. Applico cosa? Ne ha avuto effetto positivo su Nunzio Brandi. Ma è troppo giovane, un allenamento dove? Non in squadra mia. Mauro Carretta. Vai, vai, carretta, vai, pedala, pedala. Poi, buono. Giocatore d'alto potenziale. Potrebbe diventare bravo come Bessa. Chi è Bessa? 18 anni, beh, 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 beh. Qualità mentali ce l'ha un po' basse, però. Controllo palla, dribbling, passaggi, tecnica. Ma uno bravo di testa? No, 18 anni brasiliano. Poi Junior, no, Jukub Senior, 18 anni, polacco, aumentato in tutto questo, bravo, bravo. Sai che quasi quasi ti butterei quasi in prima squadra, perché non è che c'è grandi doti al momento, però stai migliorando un botto. 2 stelline, anzi una stellina e mezzo. Potrebbe diventare più bravo di Luca Marrone, ma non è che ci voglia tanto, eh. Allora, rapporto su seni, su senior. Bah. Rapporto del preparatore. Ah, è il rapporto del preparatore. Non è male, però un pochino presto per portarlo in prima squadra. Giocatore chiave, addirittura. Beh, che lui abilità potenziale è alto. Molto tecnico. Può giocare un paio di ruoli. Però a 25 anni non è tanto giovine, eh. Massimo 20 giocatore. Se potrebbe banco. Si può mettere in prima squadra? A 18. Ma allora chi era questo qua? Scusa. Ah, era Bessa. Non mi tornavo infatti. Ma non è male. Vabbè, comunque restate le opzioni e consigli dello staff.
Ogni 15 giorni, ma facciamo ogni settimana tutto, dai. Che voglio stare più aggiornato. Per ora lo lascio a loro. Under 18. Sì, under 20 pure. Ok. Grazie, io vi ricordo che io questo gioco qui l'ho preso quest'anno per la prima volta, quindi tante cose non le so. Quindi, però diciamo che al 50% sto cercando, penso di capirlo. Manca un altro 50%. Allora, effettivamente la squadra scarsa. E va bene, che siamo partiti che era ancora peggio. Spogliatoio media sta peggiorando. C'è un giocatore infelice nella rosa. Molti giocatori hanno creato forti legami con altri compagni. Ah, non hanno legato. E i nostri giocatori hanno età molto diverse. Bimbi. Allora, cosa c'è da fare? Farete comunella con quelli della stessa età e quelli che hanno 18 anni andando a giro con quelli 18. Ha un'influenza molto forte su diversi giocatori, una buona reputazione, si ha ottimi rapporti con diversi. Ragazzi, mi ha vinto con lo spada, cioè. Dovreste baciarmi dove cammino. Anche se l'avete fatto voi, alla fine, non io, però. Allora, qui, ok. Chiede la cessione. No, non andare da nessuna parte. Ma chi è questo stronzo qua? Dice, non importa se Elizalde decide di rimanere o andare via, basta che non vada al Verona. Chi è questo? Ma questo non è l'allenatore, spero, questo è un a caso. Cioè, è un tifoso, ma va bene. Pensavo fosse allenatore. Insomma. Ok. Allora, che cos'è? Pescare alla ricerca di un accordo di 525.000. Porca boia. 14 club interessati, tutti, tutto il mondo, tutta la Serie B e anche lo Spal. E lo Spal sta che Sassuolo, lo Spal si è cagato sotto lì. Ora vuoi comprare quello che compro io, hai capito il maledetto? Allora, ah, mi hanno fatto l'offerta. Allora, per 20 partite 30.000, 10 reti 20.000, un po' di più di quello che avevo detto io. 15% e 525.000. Ah, fatemelo rivedere bene. E non è manco una punta, è un terzino. Cos'è? Sinistro. Però qualità fisiche ottime, qualità mentali buone e qualità tecniche comunque sono abbastanza buone, marcatura. Però non era valutato 175.000. Che ladroneria è? A me mi serve gente per quanto riguarda la posizione dell'ala. E una punta decente. Quindi aspettiamo un attimo. Danza è parametro 0. Danza fine prova, contratto per ingaggio. Parametro 0 si prende anche 55.000. Vuole premio presenza 325.000, no, 325 euro. Guarda, quando andiamo in chiesa ti do il permesso, puoi rubare l'offerta della chiesa. Quello che raccatti è tuo, guarda. Bonus presenza panchina 110 euro. Se vai in serie maggiore non ci sarai. Quindi. Ah, disponibile per la prossima stagione, 3 gennaio 2019. Vabbè. Sono un po' indeciso perché se piglio quell'altro giocatore mi devo risparmiare anche questi 55.000. È un
un casino qua a comprare. Non è come facile su FIFA, hai soldi, fai l'offerta, bene o male lo compri. Qua devi pensare ogni passo che fai, perché può essere l'ultimo. È una figata, secondo me, eh. Allora, qui abbiamo De Angelis che continuano a rifiutare. Allora, proviamo a aumentare pure lui. De Angelis cos'era? Regista avanzato, non mi servono tutti, però più che altro. Valore 60, noi ti diamo a sto punto di più 65. Non c'è 15? Non vorrei esagerare io. 20 partite, 20, 10 rete, 20.000, 10 partite, 10.000. Gli aggiungiamo prossima sessione cicche da 100. Settanta, io non voglio stare 3 ore qua, perché sarebbe migliore mi dicessero: guarda, l'offerta è questa, io accetto, rifiuto, modifico, ma così vado alla cieca, ci si mette 20 anni. Poi Cabral, Cabral è punta, mi interessa, quello che mi interessa più di tutti. 90, non hanno accettato. 88, vale 90, facciamo 100, così non rompi le... No, dai, 100, su. 20.000, tanto te le daremo a babbo morto queste. Dai, 20 reti, 20 reti, 30.000. Che palle, 40, 50.000, tanto non le fai. 60.000. E 10 partite, 20.000, 5%. Ragazzi, ti lavo le mutande, cosa devo fare? Quelle sporche. Allora, Palermo, Verona sarà trasmesso in diretta TV. Vabbè, più pubblicità. È il premio per il miglior giovane della Serie B Calcio Cronaca, edizione italiana. Sandro Tonali, dai, gli sta Sandro Tonali. Anquansong l'avevo l'altro anno nel Bari. Che ricordi? Kingsley Michael, Perugia, Filippo Bandinelli, Andres Tello e Liam Anderson. Ah, ci siamo, noi siamo sempre ultimi in tutto. Ah, pietificato il Pescara con la richiesta ufficiale di trasferimento. Ah, quindi l'ha fatta lui proprio? Sta fregando, cioè, sta facendo l'accordo di... È dispiaciuto che Giuseppe Papillon abbia deciso di bloccare l'interessamento del Verona e dire che ora abbia formalmente richiesto un inizio a loro. Ah ah ah. Beh, allora le cose cambiano un pelino però, perché se mi dimostri amore, io ti ripago con altrettanto amore. Dove sei, Edgar? Allora, però, mi sa che 500, mi sembra tanto a me. Quindici però, famo almeno 10. È tanto, per me è tanto, per uno solo. Però ormai ci abbiamo ricamato troppo sopra, lo voglio. Lo voglio. Va bene, tutto il resto l'abbiamo sistemato. Vediamo se l'accetta, se ne risparmia. Intanto non so, soldi miei, che me frega. Allora, Verona in cerca di Angelis. Del Torino, sì. Però me lo date oppure no? Me lo sapevo anche io che era alla ricerca. Ma intanto loro fanno un po' di allenamento. Allora, il Brescia, ma io non devo andare contro il Brescia, 4-1, 4-1 larga, molto prudente, quindi se è molto prudente, se noi andiamo con... Io tanto userò sempre la stessa tecnica perché ci abbiamo sempre vinto, ragazzi, tutte le volte che ho modificato si è perso. Quindi, ha acquistato Sabelli, il Bari, Simone Romagnoli, Francesco...
Ok, vabbè, tanto prossimamente non c'è il Bari, no, mi sembra. Il Brescia. Noi abbiamo l'amichevole col Parerno, no, l'amichevole con la Sicula che è saltato. Lunedì 20, siamo a 15. Ah, non è saltato. E poi abbiamo quella importante di Serie B, che è il Palermo, che dovremmo vincerla Palermo, e non credo che il Palermo sia tutta sta cosa, però l'amichevole daremo il 20 e il 25. Quindi il 20 cercheremo di vincerla proprio facendo il minimo. Allora, il Sicula Leonso, sinistra, centro e destra, quindi è più forte a destra lui, anche un po' al centro. Possesso, tiri, c'è la nostra stessa formazione, però la mentalità sua, oh, accettato. L'offerta, il Pescara accettato, fece 500, strapagatissimo. Sei fino a 1.100.000. Ma io ormai l'ho comprato, come deve salire? No, che giovane promessa. Prima squadra. Ah, quindi c'è anche il contratto adesso. Verrà nominato vescovo. Verrà nominato? Non lo so, guarderò. Non. Suggerisci. Allora, suggeriamo. Prima squadra. Ah, Madonna, è complicato fare un contratto qua. T'ho pagato un botto di soldi, t'ho dato il fondo schiena. Poi. Miglioramento strutture di allenamento. Sì, ora faccio lo stadio per te, faccio. Su. Finalizza promesse. Prima squadra, basta, dai. Cosa ti devo dare? Basta, 500.000, mi sono svenato. Allora, l'offerta per De Angelis è stata rifiutata. Potresti chiedere a dirigenze di portare avanti le trattative. Ma i fondi non me li danno loro. Ci dovrebbe costare troppo. Che palle, sta gente qui è inutile, sono inutili. Guarda, ti do. Ti do una pizza quando ci vediamo. E cosa ti devo dare? Cioè, più di così. Io 100.000 per Cabralla. Ma intanto ho dato 200.000 di verità, ho dato 100. E cosa ti do da? E posso aumentare questo? Di più, 140. Ma se facessero prima loro a parlare, no? Non sarebbe meglio? Allora, compilato il mio nuovo rapporto. Ne abbiamo abbastanza preparatori per il Verona. Contattiamo per ingaggio. Dai, non la famo lunga almeno con questi. Sì. Penso di aver comprato un preparatore atletico, spero.
Ah, questo è di tutto lo staff. Possiamo ancora assumere un osservatore, non ci sono preparatori, manco per l'under 20. E dai. Ah, stipendio, ah, c'è anche lo stipendio massimo. Buon Dio santo. Non posso. 55,5. Dai, almeno rompere le balle, aspetto il lire, su. Allora. Preparatore di recupero e staff medico. Però staff medico per chi? Under 20. Questa cos'è? Per la prima squadra? Non posso. Massimo 91. No, allora posso. Dai. Poi, infortunati, fisioterapista, osservatore. Un analista di incontri, under 20, osservatore, sì. Vabbè, io assumo, va bene tutto, tanto qua non è che stiamo messi bene che possiamo scegliere. Va bene che troviamo. Ma però una stella. Ma anche no. Non ci sono altri. Una stella e mezzo. Solo quelli con una stella possiamo. Vabbè. Niente, una stella, ragazzi, non mi interessa. Allora, bla bla bla, sì, Lorenzo, Sicula, Leonzio. Andiamo avanti noi. Allora. Cosa vuole? Il Verona ha offerto a Stefano Bentoland del Provercelli un posto come preparatore atletico. A fuori si concluderà la Provercelli avrà diritto a un indennizzo di 65.000. Porca boia. Non c'erano altri che prendevano da un'altra squadra? Ragazzi, c'è un po' di raffreddore. Stava a fare un po' di casino, perché non pensavo che volesse 75.000 di indennizzo, evitavo. Va bene, questo è entrato. Stanno per cominciare, ma che più, pensavo fossero già finite. 63, quindi 63.000. Commissione agente 8.000. Premio presenza 250, premio Madonna, 250 euro, non 1000, ok. Aumento 35. Ma sì, ma dai. Vai. Meno. Cioè, per averne comprato uno ci siamo svenati, che poi non sarebbe neanche tanto. Il problema è che sta squadra qui non c'ha un euro in tasca. E non so come cavolo l'hanno fatta sta squadra. Tutto a prestito. Corsa contro il tempo per finalizzare. Abbiamo già finalizzato. Affare fatto. Allora, punti deboli. Punto di forza sconosciuto. Bene, mi fa piacere. Punto debole. È stata fonte di problemi. La formazione 4-1-4-1 M larga. Ok. Dice che è vulnerabile. Quindi se noi che li pressiamo, secondo me vanno a gambellare. Perché sono larghi, quindi noi possiamo anche giocare stretti. Noi giochiamo un pochino stretti, li pressiamo, vanno a gambellare. A parte, vabbè, è un amichevole, eh.
Chi trasferta, cos'è un incontro degli under? Mi piacerebbe vederla però. È stata rifiutata, no, che palle. Ma cosa volete? Allora, l'Hellas Verona Under 18 ha vinto contro la Juventus Fano Under 18. Albano Alberto Fiumicetti, mi sa che è stato il miglior giocatore mio. Fiumicetti. Danno anche a segno. Fammi un po' vedere sto Fumicetti. Fumicetti, bravo Fumicetti, continua così che prima o poi te piamo. Poi ancora, la Sampdoria ha rifiutato l'offerta del Verona 240. Ma io ce l'ho 240 poi. Ma perché 240? Ho offerto 140. Comunque, budget trasferimenti non è calato. E vabbè, allora fai finta che ti do 300, 280, tanto te pia così, famo finta. Allora, il Torino ha rifiutato per Nicolò De Angelis per 120. Io che te devo fa? Te. Tomento te. Tanto quando le fai 10 reti? 10 partite, te. 20.000, te 10%, aumentiamo te 95, ma che devo fare io? Su, almeno ditemi, datemi una base dove partire per fare una contrattazione. Se no, dite non lo vendo e non sto manco a impazzire a fare offerte. Chi? Boh, Pazzini! Caviglia, Pazzini, no! 2 settimane, 8 giorni e 2 settimane. Ma cazzo Pazzini però, ma vabbè che c'è un'amichevole. Però ragazzi, non li sfondate i giocatori, su. Loro fanno sti allenamenti, li sfondano. Io arrivo a fare la partita che sollo da Matos. Bravo Matos. Mi hai dato molta soddisfazione. Vadi, vadi, vadi Manos. Me li sfondano. Allora, per piacere, confermano i giocatori della prima squadra che intendi rendere disponibile per la partita domani di Under 20 a Janese 20. Ma fate voi, non. Fate voi, va bene qualsiasi cosa. Devo rispondere per forza. Fate voi, va bene così. Ok, Under 18 e Under 20 per ora, non mi voglio concentrare solo sulla prima squadra. 2,75, io ho fatto 180. Oh, ultima offerta. Se accettate, vedete, è che mi serve. Allora, De Angelis. 120. 40. Che ti devo dire? Poi basta perché mi rompo pure le scatole. Ma osservatori, ci abbiamo niente. Mastella, Martella. Perché leggo sempre nomi che non esistono? E questo quanto vale? 2 milioni e 2. Buonanotte. 3, ripenso siano 3 milioni e 8, no? Ma che, perché? Ma io non capisco, no? E presentate sta gente qua. Tanto io non li posso. Cioè, vedete il budget che c'è? Inutile mi presenti gente da 70 milioni che io non li posso prendere, no? È un po' inutile. Vai ancora. Ascolta. Ultima offerta. Te devo dire. Poi basta, eh.
Questo è 300.000, cioè io ho offerto 200, qui dice 300, ma neanche a 300 se lo via. Allora, io ti offro 300, voglio vedere. Che ti devo dire? Andiamo a fare partitella? Torino ha rifiutato l'offerta, di nuovo. Sì, ma... Io non so se sto sbagliando io qualcosa. Cioè, cosa devo fare di più? Cioè, ma poi ti dassero un'indicazione. Sto sbagliando qualcosa? Mi sembra un po' assurdo che dicono in continuazione di no. Ah, la Sampdoria si accontenterà di un accordo di 725.000 per Cobal. Azzo. Cioè, finché loro non arrivi vicino a quello che vogliono loro. Cioè, 795. Però Cabrale era la punta che a me serviva. Che famo? E gli dimo? Gli dimo di sì? E poi chi se ne frega? Famo 650, anzi famo 600, il 15%, ma anche il 20, guarda, perché ti voglio bene. È che poi c'è da pagare pure ste robe. Cioè, sarebbe niente per un giocatore così, però. Siamo sempre sotto il milione. Allora, che abbiamo fatto? Niente? Allora, Cabral ha accettato l'offerta di 600. Sì, non a rompere le balle. È interessato. Allora, titolare. Ah, il mio assistito non è interessato ad intavolare la trattativa con la squadra appena firmato un nuovo contratto. Scusa, ma la Sampdoria ha accettato un'offerta di 600.000 per Cabral. E quindi se l'ha accettata e poi mi viene a dire che non viene perché... Ma se la prende per il culo. Cioè, la Sampdoria mi dice di sì e la gente mi dice di no. Questa continua... Qui c'è la spara alto, mi sa. Vediamo che dicano. Cioè, boh. Uno mi dice sì e l'altro mi dice di no. E ci ho perso tutto il tempo e ci ho perso poi, oltretutto, no? Andiamo avanti, riposo. È in procinto di firmare con il Verona. Bertolan, che Bertolan è... Ah no, ma è il preparatore atletico. Ma io l'indennizzo non lo voglio pagare. Ciao. Che devo pagare pure l'indennizzo, scusi. Tanta gente che sta a casa senza lavoro. Matos, ancora bravo in allenamento e mo ti faccio l'applausi, marzo in piedi e non posso lodare. Bravo Matos, che oggi giocherai come punta, anche se non sei una punta, ma sarai quello che farà gol. Senti cosa ti dico. Iscrizione alla Serie B, la finestra temporale per l'iscrizione del giocatore della Serie B terminerà domani e me lo ricevi un pelino prima magari, no? Sempre. I calciatori non registrati per tempo non potranno giocare fino alla riapertura di iscrizione. Al momento è 82 posti vocati. Ah, pensavo di meno. Finiscono in allegato la lista giocatori delle prime squadre che non sono registrati le regole di registrazione della squadra per questa competizione. Io non ho mai registrato nessuno. Ma come 82? Ho 82 posti vacanti, ma Maurizio e Bianchetti che è pure infortunato. Allora, Maurizio,
come ti scrivo io, scusa? Come ti registro? Registrazione della squadra. Allora, abbiamo detto Maurizio. Ah, ma io registro tutti, non posso. Perché questi altri sono nelle squadre, nelle altre squadre, perché noi i pochi giocatori buoni siamo stati furbi, li abbiamo dati via, no? Anche gli infortunati, sì, tutti. Ma li scrivo tutti qua e poi chi vuol venire venga, eh. Poi se avete mal di pancia state a casa tranquilli, tanto mica si vince nulla, tanto siete pagati uguale, capito? C'è i miei problemi, sarà a posto, no? Conferma selezione, vai, anche questa è fatta, andiamo a giocarla. Termina il calciomercato, quindi i due signori che dovevano arrivare non sono più venuti. Devo rispondere a cosa? Allora, lui è stato bravo. Un post allenamento? No, ma cos'è che devo rispondere? Vabbè, è finito. Prendi parte o rifiuta? Ah, perché si concluderà alle 20. Ha detto ti invita a prendere parte battage mediatico. Che te devo dire? Andiamo. Non so cosa mi aspetta. Ti ha telefonato Luca Montesi di Punto Calcio. Dizia, ma che giornalista, ma cosa vuoi? Manuel Peretti resterà in rosa? Fatte li cacchi tua, che pure te stai messo come la M sotto alle mosche, va bene? Resterà più o meno titolare, che è una non risposta. Non ho tempo per parlare oggi, ma la risposta mia gli è arrivata, mi sa di là che devo premere forse invio? No, gli è arrivata, mi sa. Allora, Jason sconosciuto, 3,5 milioni, prima divisione spagnola, Jason Mayer. No, non gli è arrivata, peccato, la prossima volta te la farò arrivare. È soddisfatto, almeno uno l'abbiamo preso, è felice di lasciare il Pescara, addirittura felice. Il capo fisioterapista Umberto Improata ha confermato l'integrità di Edgar, lo ha superato senza problemi le visite mediche, quindi si spogli, e come tipo in galera gli ha fatto la doccia fredda con l'idrante tipo galera, il trasferimento può essere completato. $800.000, ma non era meno? Ah, 800.000 sono il budget mio, sarà saltato 575. Cioè tutto questo casino per prendere un giocatore. Caboy, ci ho messo praticamente un mese. Allora, blocca il trasferimento di Gabriel Thiebaud. Ha rimandato il trasferimento a causa delle limitazioni dello staff del club. Mamma mia, questi mamma. Questi ti vogliono rovinare. È in procinto di firmare per il Verona. De Julius. Chi è De Julius? È l'osservatore. Se non ti buttano fuori la dirigenza, quelli della dirigenza, io te pio.
Ha osservato Tommasi, ha finito di osservare Pasciuti. Fammi un po' vedere Pasciuti. Bello. Valutato 600.000. 28 anni, ma a me mi può anche andare benissimo, solo che non abbiamo i soldi come al solito. E io posso anche fare un'offerta. Poi se è valutato 600.000 vuol dire che... Però sono sempre rimasti a 7,95, non l'hanno ancora scalati. Io provo... Ma tanto mi dicono di no, ma è inutile. Dieci partite, ti do 20.000, le solite cagate. Compenso reti. 20 reti, poverino, sennò questi soldi li vede a babbo morto. Guarda, 20 reti ti do 40.000. Poi aggiungo. Ma sì, guarda, tanto mi riuscirà, è inutile che sto un passo in mezz'ora. Vai, approva. Ruben Botta. 1.300.000, non posso. Ragazzi, è inutile che mi presentate. Ma scusa, questo c'ha meno stelle e vale di più? Che c'ha fa il viaggio più lungo? Questa è... Come fa a valere di più se... Sì, ha le statistiche più brutte. Mi sa che non sto capendo un cavolo io. Poi, German, pensavo fosse tedesco, 400.000, ma anche questo lo prenderei volentieri, anche se qualità mentali... Ma anche insomma... Bah. Diciamo che per la 31 anni, bah. Da riesci, eh? Beh, poi contro, ah, poi pro niente, ma da dove, cioè se le sei andate a cercare questo? Ha rimandato, oddio, oddio. Si fa pure delle figure qua. Sì, vabbè. Niente. Qui l'abbiamo già visto, qui l'abbiamo già visto, botta, l'abbiamo già visto, vai. Cavole? È arrivato? Io, cioè, va bene. 18 anni, perlomeno è 18enne. Potrebbe, ma cosa vuol dire? Stando alle cause il prezzo potrebbe salire a 1.100. Io ormai l'ho comprato, basta. Se può salire, sale a me. Ma che sale a te che me l'hai già venduto? È arrivato per la cifra di 2 milioni. Sì, qui tutte le volte che legge aumenta. Prima 1.100, circa 5. Allora, mi ha preso a 500, però vale 1,5, però è già arrivato a 2. Ma che... Va bene. Comunque, si è preso, almeno uno si è preso, decente. Allora, il Verona ha ingaggiato il 47enne. Ah, pensavo fosse un giocatore, un osservatore. Va bene, almeno uno si è preso. Andrea Bellini ufficialmente firmato il rinnovo. Ok. Ah, l'ha ingaggiata alla fine. Il Carpi è circa un accordo intorno al 675.000 per Pasciuti. Pasciuti, ma è mio? Non mi ricordo manco se è mio. Pasciuti. Fammi un po' vedere, Pasciuti. Pasciuti, 28 anni, valutato 600. Beh, non è Caruccio Pasciuti. Andiamo a vedere un attimo la rosa dove è messo. È rosa Pasciuti. Pezzini infortunato, poi se leva. Pasciuti, ma io che mi ricordo che abbia giocato Pasciuti non è che me lo ricordo tanto. Dull'è Pasciuti. Sarà uno di quelli magari già in prestito che si vuol comprare. O non è manco mio. Allora, Pasciuti.
Non ci sta Pasciuti, ma non è il mio Pasciuti allora. Allora cavole. Non mi ricordo di nessun Pasciuti. Abbiamo l'allenatore con la labirintite. Dice il Carpi alla ricerca di un accordo per 675 m per Lorenzo Pasciuti, quindi sarà mio. Oppure in under qualcosa. Ma no, perché c'ha 20.000 anni. Ma dov'è sto Pasciuti? Sotto contratto con il Carpi. Quindi ce l'ha il Carpi. Ma è mio o è... Scusi, eh. Perché sono un po' lento di comprendonio. Se è del Carpi, perché mi viene a rompere le balle a me? Quindi Pasciuti, se non ho capito male, è mio. Ma sta sotto contratto? Non sto capendo, se è loro... E Piete Pasciuti? Io penso che sia in concesso, l'abbiamo prestato a loro e loro lo vogliono. E quando scade il contratto? Se ho capito. Oppure me lo vogliono vendere a me? Ma io Pasciuti non lo voglio. Io non capisco se è loro, è mio, è in prestito a loro e lo vogliono comprare, oppure se loro mi stanno offrendo così dal nulla. Voi Pasciuti, ma chi ta conosce? È questo che non capisco. Perché sotto contratto con il Carpi, ma sembrerebbe loro però. Non sembrerebbe mio. Centrocampista può essere utile, ma io non c'ho 700, 675.000. Quanti anni ha? 27? 28. Ala, l'ala mi servirebbe pure, ma ci abbiamo soldi? Famo 500. Io credo me lo vogliono vendere a me. Se la dirigenza, mamma che... Credo che loro me lo vogliono vendere a me. Però è strano che la squadra ti venga... Quindi è venduto, però non è un prestito. Vabbè, proviamo. Quindi io credo che sia loro e me lo vogliono vendere. Però non avendo mai avuto contatti con loro, non capisco. Allora, ha telefonato Gianfranco Castellano. Quali soldi? Ma questo rompo gli scrivo io però. Allora, se... Ma qua... No, voglio scrivere un'altra cosa. Ma quando stavi a casa tua, rompivi così tanto la mi a tutti? Oppure ci sei diventato dopo così rompiballe? Non si può. Rompiball. Non mi fa scrivere. Così rompi. E si può mandare? Così glielo vorrei mandare. Calmo. Sì. Ma che te frega? Oh, adesso mi sa passare di cacchi sua.
Carpi vorrebbe parlare di un'offerta di Lorenzo Pasciuti intorno ai 6,50. Ma gli posso dare anche 1 milione, tanto non ce l'ho. Facciamo 600. 10 partite 30.000. Ma la mia risposta? Ah, ce l'ha messo, intendo scrivere. Ce l'ha messo, quando stavi cazzato a rompire così tanto la minchia a tutti, oppure sei diventato dopo così rompi? Giustamente. Io potrei diventare presidente della Repubblica dopo sta cosa. Allora, il Carpi ha accettato offerte di 600.000 per Pasciuti, proprio perché mi serviva un'ala, ragazzi. No, io ti faccio. Sì, vabbè, ti va bene a te. Stipendio 2,50, 2,44. Tanto per non dargli tutto. Tutto facile. Sono cosciente, ragazzi, che sto facendo un po' di casino, perché non mi è proprio chiaro sto football manager, era il primo che compro, quindi tante cose mi sfuggono. Però cerchiamo di fare il meglio con il minimo. Allora, offerta in prestito per Gonçalo Cabral della Sampdoria. Votato 90.000 e venduto per 200. Va bene, ma questo è quello che abbiamo preso noi? Aridanghete! Oh! Masca, un'altra qua. Allora, te dai a rompe. No, voglio scrivere un'altra cosa. Ma a casa tua non ti ci vogliono proprio. Mi sa che le emorroidi ti danno alla testa. Curati e non rompere a chi deve lavorare. Curati. Peccato che non posso scrivere tutto quello che voglio. Dai. Ma non, perché devo parlare con questa gente qua? C'ho da fa. Allora, cos'è questo? Accordi 2. Sì, il Brescia l'ho comprato io. E poi. Monopoli Cittadella. Sì, vabbè, io non ci sto a capire una pippa, basta che questo rimanga da me. Allora, trasferimento Lorenzo Pasciuti, il Verona è stato rimandato, il Verona non ha i fondi necessari. Ah, ecco. E quindi niente, arrivederci, grazie. Devo rispondere. Vedi finanze. 224.000. Possiamo aumentare le finanze? No. Gestione budget? No. Ragazzuoli, ce la fa. Rispondo, non c'ho soldi? Sì, no. Cancellata, arrivederci, è stato un piacere. Poi il secondo mercato lo faremo con meno casino. Chi è? La partita? Andiamo? Questa, ragazzi, dovrebbe essere semplice. Facile. I seguenti incontri del Verona in Serie B sono stati scelti per la diretta TV. Verona-Lecce, Foggia-Verona, l'Hellas-Verona andrà. Danno 18.000 per la trasmissione televisiva. 18.000. Anche se non mi davi nulla facevi più figura. Vabbè,
Allora, la rosa. Intanto vorrei sapere se il giocatore che abbiamo preso nuovo è arrivato. Intanto Pezzini si deve andare. Eccolo qua. Allora, difensore di sinistra. Io lo farei giocare subito. Lo farei giocare subito. Terzino di difesa, bella posizione pure. Vitale, ti porto su. Dov'è il fortunato qua? Aspetta, aspetta, mettiti qua un secondo. Allora, Pazzini va al posto di Trupta, anche se Trupta non ha mai fatto mezzo gol, manco a piagne, però non ci abbiamo altro. Abdoulaye Traoré, ma preferisco tu ci vada te, guarda, che poi non è manco il tuo ruolo alla fine. Allora cosa cavolo me lo dice a fa? Niente, siamo condannati con... Vabbè, mettiamo Carmine. Anche lui di gol manco l'ombra. Allora, te metto centravanti d'attacco. Vai, devi sfondare la porta. Poi, Vitale, te metto qua. E non rimane da parte nessuno, sono tutti dentro. Traoré, che c'ha? Prestito. Traoré, che però Traoré che cos'è? Centrocampista di sinistra, magari servirebbe poi Almici può fare un tempo solo che tipo 20 anni, 20 anni che c'ha qualcosa addosso, non so che c'ha, non ce la fa, non se la sente. Vabbè, facciamo così. Quindi tattiche prudente, ma no, ma offensiva. Possesso va bene. Molto corti, ritmo di gioco più basso, più lento. Vuole diminuire l'intensità il più possibile. Ok, va bene. Passaggi molto corti. Più creatività a sto giro, perché non penso che avremo grossi problemi. E si potrebbe anche affrontare la difesa palla al piede a sto giro, però vediamola un po' così. Passa velocemente, non in possesso. Intensità estrema anche no. Leggermente più intenso, però non diminuisce l'intensità. Non fate te azzardati, marcate più stretti, linea della difesa va bene, un po' così, ampiezza, loro giocavano larghi, va bene, lasciamo standard, vamos. Che giorno è? No, ci manca sempre però. Ci manca sempre un po' dei giorni. Allora, questo cos'è? Allenamento? Va bene, ha cambiato. Vedi, questa cos'è? La partita? Vediamo fasi salienti. Oppure anche gol fatti. Vabbè, signor. Aspetta, non vedo una ceppa. Non ho visto una ceppa troppo veloce, un attimo. Mi
vi faccio vedere, non ho visto troppo veloce. Allora, l'ha fatto Senior. Minchia, che botta ha tirato. E l'ha fatto Kumbulla, no, Mumburgo, Mumbongo, mazza il nome ragazzi, però va bene. Quindi Senior 8.7 e Kumbulla, che ha fatto Mumbungo. Ma dove l'avete presi questa gente qui? Mumbungo, Kumbulla, Mbuji, Tamprugi, oh, ma uno nominabile? Yenoma, chi è questo? Destiny Eudoge, questo lo voglio vedere in faccia. Questo glielo piglio solo uruguaiano, questo no, nigeriano, io questo lo voglio prendere solo per il nome. Yenoma Destiny Eudoge, Eudoge, Zigentas, massa. Va bene, misura mercato. Martella, di nuovo Martella. Non ci so, non ci abbiamo i soldi. Io approvo, ma non ci abbiamo i soldi. E siete duri allora. Sì, è un mese che andiamo avanti con questo. Giochiamola. L'ultimo giorno di mercato. Fate quello che vi pare, tanto non abbiamo soldi. Costo zero. Maurizio, abbiamo capito. Va bene. Che tutti i trasferimenti più attivi Verona, ma se non ho. Sì, il più attivo perché mi sono interessato di più, ma alla fine non ho comprato niente. Oh, ti ha telefonato Gegomo Camo Comos Comotso Barker del Igor. Ah, è un altro questo. Allora, ma il tuo compare di merende alla Pacciani che fine ha fatto? Non vorrei l'avesse presa a male, però è un po' un cornutaccio, vabbè, però non c'entra. Ma non, cosa vuoi? Ha preso Edgar l'ultimo giorno prima della sì, allora siamo felici che Edgar sia nel club. Ma non rompere le balle. Allora, ma il tuo compare di merenda alla Pacciani che fine ha fatto? Non vorrei l'avesse presa male. Perché mi preoccupo, sono pure gentile. Ah, la possibilità di confermare i giocatori. Ma l'ho già fatto! L'ho già fatto! Un'altra volta! Sì, tutti. Chi manca? Mancava lui, sì. Basta, mancava lui, va bene. Conferma. Cazzo. Che stress. Dai, famo sto giorno qui in pace, senza email, grazie, andiamo all'amichevole. Ce la famo? Ariraglie. Ha tentato ulteriori acquisti. Ah no, quello di prima, ok, niente, niente email. Salvataggio in corso. Vabbè, ma è amichevole questo, non è che. Comunque ragazzi, la squadra è. Cade a pezzi, però in partita dimostra quello che sulla carta non ha. Ma, oh, ascolta, ma avete ossessionato con questo Lizalde? Basta, non me lo dite più, lo prego. Qui ti prendi un giocatore,
Cos'è? Aumento? Sì, fate quello che vi pare. Corso di formazione cercando di ottenere la licenza nazionale C. E cosa ci fate con la patente? C'ha la macchina, andare con la macchina. Ti è stato chiesto di nominare il vice per la prossima stagione, capitano e vice. Allora, capitano io farei, benché Pazzini ha fatto un par di gol, però basta, ha fatto quelli e basta. Matos, no, Matos, ah, ma Matos non è nostro, chi era? Emperor si comporta abbastanza bene. Vabbè, questo che cos'è? Capitano. E poi Pezzini è pure infortunato, si è ripreso? Allora, bisognerebbe vedere chi sono i più influenti, però. Fammi una cosa intelligente. Dov'è che si vede dove sono più influenti? Osservatore. Beh. A parte che ormai non si può più comprare niente, però. Me lo dici ora? 4 e 4, madonna. Questo è un fortunato, ci fanno lo sconto? 1,7 di morte, è pure infortunato. Allora, dov'è il discorso influenza? Perché il capitano lo vorrei fare, però vorrei fare quello che c'ha un po' di influenza. Vabbè, facciamo Pezzini, dai, perché ha fatto due gol con la SPAL che erano importantissimi. E poi vice. Bah, dici, dai, facciamo una nuova entrata che dovrebbe spaccare tutto perché l'abbiamo pagato un botto. Dai, ti do fiducia a te. So che non si dovrebbe fare. Speriamo che non ci sia la rivoluzione, offese e robe, del genere. Ciao Emanuele, mi manca un po' tutto perché ho fatto pochi acquisti perché non ho soldi. E poi anche per fare gli acquisti ci vuole veramente complicato, non è come su FIFA che fai un'offerta e compri tutto automatico, qui è veramente faticoso. E quindi alla fine ne ho comprati un paio e basta. Ho comprato uno buono che ho pagato un botto e uno a costo zero. Ho preso Danzi che era a costo zero. È questo, che non è niente di che, però per noi a 19 anni per noi va bene. E ho preso dov'è? È già scappato Elisalde, 18 anni, uruguaiano, che però è abbastanza caruccio, però l'ho pagato un botto, però è già valutato. Io l'ho pagato 500-600 mila, però valutato 1,5 già. Quindi Sebastiano, però no, non l'ho preso perché comunque fa gli accordi qua non è affatto facile. Però purtroppo adesso il mercato è finito, magari io me li segno, guarda, perché poi me l'avevi detto e me li sono pure scordati i rom. Allora magari li prendiamo al prossimo mercato, ormai è chiuso. Eliacopoulos, no Emanuele, figurati, ci mancherebbe altro. Non è assolutamente un problema. Poi Sebastian Montenero, me li segno così.
Ok. Vai, me li sono segnati. Prossimo mercato andremo alla ricerca di questi due. Poi, se avete anche altri nomi, poi se c'è anche una punta buona, un'ala più che altro, sono in difficoltà in tutto perché questa purtroppo è una squadra che, come potete vedere, è tutto in prestito e di suo ha veramente poco. Però più che altro la punta e l'ala sono, non ho il ricambio. Comunque adesso noi facciamo un amichevole. Allora, qui affido al secondo. È un amichevole, quindi per il momento siamo tranquilli. Va bene, questo l'abbiamo già visto. Forma 70%, condizione 94%. Allora, non ha fatto il test sulla condizione. Hanno richiesto però. Abile, arruolato. Va bene, non si troncherà mica, no? È un amichevole, ragazzi, su. Sicula la Leonzio Verona. Ok, qui abbiamo già sistemato tutto. Sì, iniziamo la partita. Allora, spogliatoio, parla alla squadra, energico, vi auguro il meglio, divertitevi. Sì, sarà una mia, ma mi aspetto una vittoria, dai. Su, difesa. Mi aspetto una solita difesa. E mi aspetto. Dai, ascolta attentamente, non hanno reazione particolare, ragazzi, dai, su, poche storie, eh. Bellini, la presentazione, dai. Allora. Accorciate subito. Dai, eh. Dai, arrivi, fai qualcosa. Non mi ha fatto niente. Almeno via del fallo. Vai, tira. Non meno fortunate. Ah, che Maurizio ho comprato, ne ho comprati tre alla fine. Più grintosi, su, state a fare un po' troppi passaggini. La Madonna, Matos, grande, che cattiveria. Che cattiveria. Era sotto la porta, eh. Cioè era proprio sotto il palo, dentro la porta stava. Ah, non è buono. Era fuori gioco, stava dietro alle spalle del portiere da un po'. Vabbè, mi è piaciuta la cattiveria. Dai, dai, su, concentrati ragazzi, su. Polverino, povero polverino.
Dai ragazzi, passaggio pericoloso, andiamo indietro. Allora, siamo ancora tutti agili e in forma. Ah, bravo la Rini. Vai, Matos, non la puoi sbagliare. Dai, marcate stretti, bravo. Matos, vai, passa. Ok, comunque è nostra, calcio d'angolo, dai la Rini. Emperur, Alan, bravo, questo è buono, però ragazzi. Bello, bello. Un po' di rimpalli fortunati, ma l'ha messo dentro. Troppo questi tegel. Ragazzi, ma fate anche qualche cross, eh. Non ha fregato il portiere. Comunque sono sempre in attacco, eh. Un posto. Siate creativi, dai. Bravo Giaccagni. Infortunato Esposito. Bravo il doppio. La infortunato è senza manco il cartellino. Vai. Altri sono più cotti di noi. Esposito continua a giocare nonostante sia infortunato. Sa che gli abbiamo fortunato uno importante. Grande Matos. Matos comunque c'è sempre, è sempre lì. Allora, 37esimo. Emperur, ma vabbè, però non è solo chi fa gol che si becca un bel punteggio, eh. Poscio ragazzi, Madonna il rischio. Vai Carmine. Non ce la fa a segnare. Dai, 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 insisti, bravo. È già mezzo cotto. Nuovo arrivato. Qua ci fa un tempo solo. Vai, sempre qua la nostra. Vai, bello sto passaggio filtrante. Era quasi un tiro. Sempre fuori di poco. Ma al secondo tempo facciamo un po' di cambiamenti.
Allora, Lee Anders ha conquistato molti più palloni di ogni altro giocatore, infatti. Jack Caney ha davvero colpito per le sue inclusioni nei quarti avversarie. Darby ha perso molti più palloni. E loro hanno fatto praticamente 14 tiri a 1, ragazzi. Ma di che stiamo a parlare? Di che stiamo a parlare? Bravi. Bravi, centrocampo. Bravi, attacco, va migliorato un po' l'attacco. Dai, su, sei felice una secca, ti ho appena detto che mi devi dimostrare. Allora, vediamo se fa qualche cambio. La Ribi non sta giocando bene. Quindi mettiamo la Rusa, ok, e lo mettiamo d'attacco. Matos, ti mettiamo d'attacco perché tanto Carmine non ceppa. Poi la Rusa però fisicamente non è messa molto bene. Sì. Conferma. Walter Corsa ha preso una botta. Allora, dato che questa comunque è un'amichevole, che se la voglio vincere comunque, e la potevi passare però. Infortunato, questo c'ha già due infortunati. Belli aggressivi voglio. Poi voglio cambiare tattica, voglio provare una completamente diversa. E vorrei provare il gioco sulle fasce. Mentalità positiva. Proviamo. Così vedere cosa succede. Loro c'hanno un po' meno di dimestichezza a fare questo perché non gliel'ho mai fatto fare, quindi perdono un po' di familiarità, ma dovrebbe comunque funzionare. Perché vorrei avere almeno due tattiche che funzionano. La prima l'abbiamo trovata, che è quella col tiki-taka. Che però ti farei sempre offensiva. Gioco sulle fasce. Il pressing. Poi c'è qualcuno da cambiare. Ma che si è fatto gol.
No, Anderson ha fatto bene. Bello. Oh, Anderson. Questo cambia, cambia, cambia. Sa più che fa. Bravi ragazzi, vado, vado. L'uomo ha preso la traversa. Tirato una cannonata micidiale. No, me l'ha infortunato. Ah no, si è infortunato lui. Tre. C'ha tre infortunati in una partita. Ah no, si è infortunato il mio. Fermo, fermo, fermo. Guarda se per una partita mi deve infortunare i giocatori, sto maledetto. Ragusa, quella che avevo messo entrata adesso praticamente. Vediamo un po', di Gaudio dov'è? Vai, di Gaudio e vai ala, attacco esterno. Vai. Basta che attaccate. Conferma. Quasi Zaccagni, quasi. Dov'hai? Dov'hai? Siamo 2-0, ragazzi. Quindi istruzioni. Va bene. Nessuna pressione, dunque. Capite ragazzi? Cioè risparmiatevi un pochino, ma non si può parlare a questa gente. Non si può parlare. Concentratevi su. Dai, rispondete subito con. Oddio, l'avevo visto. Cioè abbiamo tenuto per 90 minuti la partita, non ci facciamo fregare adesso, eh. Non è da noi, su. 6 minuti. Sono un po' cotti, eh. Vabbè, ormai per 6 minuti li lasciamo giocare. Ha detto 6 minuti però un po' tantino. Vai Matos, bello! Fuori gioco. Però non è stata bella l'idea. Dai, 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 bella anche questa. L'ha toccata, sì. Ha parato.
dai, gli ultimi minuti, concentrati, dai. Vai Manus, vai Manus. Anderson. Minchia. 3-1. Anche quella spalla è finita 3-1. Bella però. E che cannonata tirata. Guarda. È finita, arbitro. Finita. 96. Finita, arbitro. Complimenti ragazzi, passaggi completati, ho fatto 2, beh Liam ha preso 9.2, posso complimentare con Liam faccia a faccia, face to face. Vabbè. Comunque, complimentoni, spogliatoio, parla alla squadra. Se lo felice. Dai. Poi difesa. Sono stati bravi. Capisco perché hanno reagito male. Fatto bene, continua così. Non ha fatto niente, ma insomma, va bene. Poi i giocatori hanno reagito male. Tanto per. Allora, Alessandria Perugia 0-1. Feral Pisalò. Ce la farò a leggerlo. 1-2 con il Brescia, Padova Entella 2-1, Agropecuario Argentino, mazza, Guemes 2-1, Almagro Tallares 1-1, Aves Mallorca 2-2, Baracca Central 2-1 con l'Arsenal de Sarandi. Bererese e Levante 0-3, Beiramar e Cordoba 0-3, Etce, ce non vi leggo tutti i ragazzi che sono un botto. Comunque è andata bene, va bene, era un amichevole. Verona distrugge il Sicola Leonzio, ha dominato praticamente tutto l'incontro, in effetti. Doppietta di Anderson è stata sicuramente decisiva per la vittoria. Il difensore all'Ampiore ha portato a vantaggio il Verona al 20° minuto segnando. Ok. Comunque una bella pubblicità. Ragusa infortunio, va bene. Quindi ragazzi, tra 5 giorni la prima partita di campionato B, perché finora avevamo fatto quelle per la classificazione e le amichevoli, quindi dalla prossima volta in poi faremo quelle per la Serie B. Finora mi sembrano che loro hanno giocato bene, anche perché se andiamo a vedere qua la, vediamo un po', benché la squadra è quella che è ragazzi, purtroppo se andiamo a vedere i risultati. Allora, la prima amichevole 3-0, poi abbiamo fatto una con l'Under 20 che vabbè era un test, comunque 2-1, non conta, ma comunque Nancy abbiamo pareggiato, siamo stati un po' sfortunati, con Nancy abbiamo vinto 3-0, il Benevento che eravamo sfavoriti abbiamo vinto 2-1 per il turno di qualificazione, Cosenza un'amichevole 1-1,
con lo Spal che eravamo stra sfavoritissimi, abbiamo vinto 3-2, e con l'Helsinki Lions, l'avete vista adesso, 3-1. Quindi la prossima volta in poi ci sarà la Serie B e poi ci sarà il quarto turno di qualificazione con l'Entella. L'Entella dove gioca? Serie CA, quindi dovremmo farcela, perché se abbiamo battuto la Spal che in Serie A, voglio dire, sarà sicuramente molto più forte, però il problema è che magari saremo distrutti peggio di tutte queste partite, ma vedremo la prossima volta, ragazzi. Io comunque vi ringrazio per la compagnia, poi vi ricordo che le live su Twitch sono tutti i giorni dal lunedì al sabato, anzi tutti i giorni, no, tranne la domenica, dal lunedì al sabato alle 5 e mezzo. E poi il giorno dopo alle 2 verrà postato la live su YouTube, e quindi rimarrà anche su YouTube. Quindi se volete iscrivervi sia su Twitch che su YouTube, e poi su YouTube ogni tanto ci sarà qualche gameplay, qualche punto della situazione come ho fatto ieri, specialmente per Football Manager. E poi vi ricordo anche gli altri giochi che sono Divinity Original Sin 2, che voglio fare la serie, e la serie anche di FIFA 19. E quindi ragazzi, io vi ringrazio per la compagnia, ci vediamo la prossima volta. Ciao a tutti!